L'Homo Radio 432 presenta L'Homo Crime, crimini in podcast, con le voci di Martin Gisnidaro e Lorenzo F.P. Mariani. Sceneggiatura di Lorenzo F.P. Mariani. Sound editing, L'Homo Graphics. La nebbia di questo febbraio 1964 è così fitta che a malapena si possono vedere le barche sul Tamigi. Sembrano fantasmi neri che passano. Si sente solo il rumore del fiume. Si intravede il Tower Bridge, che svetta e che sembra aprirsi come una gigantesca bocca ad inghiottire quelle piccole imbarcazioni nere. Il freddo è pungente. Ma la città è abituata a questo clima. Poche persone, con cappotti scuri, percorrono le strade. Le auto vanno lente
e sembrano quasi fermarsi dove la nebbia si fa più fitta. È il 2 febbraio. Secondo riti antichi, è il giorno più freddo dell'anno, dove l'inverno è ancora rigido, ma può lasciare posto a una tiepida primavera. George e Douglas Capon sono due fratelli, membri del club velico londinese Corinthian. Si avvicinano a un pontile sul Tamigi, a ovest del ponte di Hammersmith. Il freddo si tramuta immediatamente in orrore. Una donna è riversa in acqua. Sembra annegata. I due fratelli tentano di soccorrerla con un bastone per portare il corpo più vicino possibile. Vedono che è completamente nuda. Ha solo le calze. Non resta che chiamare la polizia. Arrivano in fretta, strano, in quella giornata nebbiosa. Alcuni la scrutano. Altri la guardano, quasi morbosamente.